Non stiamo riducendo il personale, siamo al lavoro, stiamo razionalizzando le risorse e non si può dire che non stiamo programmando nuovi investimenti. Questo è il messaggio che il direttore generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Chael, e il direttore sanitario Flavia Pirola hanno lanciato nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto stamani nella sala riunioni della direzione medica. Novità dunque sul fronte delle assunzioni di nuovo personale per l'ospedale San Pio da Pietrelcina, ma anche sulla dotazione di nuovi macchinari, in particolare per il reparto di gastroenterologia. Se a Chieti oggi si sta svolgendo il concorso per l'assunzione di anestesisti a tempo determinato e che nei prossimi mesi potranno essere stabilizzati con un nuovo avviso a tempo indeterminato, Shell passa in rassegna criticità e soluzioni in atto per i reparti di ortopedia, ginecologia e altre specialità come cardiologia e medicina generale. Degli ortopedici che a Vasto appunto sono rimasti in tre e grazie anche all'impegno dell'assessore Verì e del presidente Massiglio abbiamo firmato la convenzione con le due università di Bologna e Mantova e già a metà ottobre arriva il primo ortopedico da Bologna e all'inizio di gennaio il secondo ortopedico da Mantova. Stiamo rafforzando anche il tema della ginecologia, dove in qualche modo, anche con, diciamo, la scelta del dottor Biondelli di andare all'ASREM, noi abbiamo già indetto un nuovo concorso del primario, abbiamo meno male già delle richieste, sia dell'Abruzzo che di fuori regione, per cui sicuramente troveremo un professionista di alta qualità e che porterà, diciamo, questo reparto avanti. Chiaramente stiamo lavorando su tutte le specialità, abbiamo in Gazzetta Ufficiale anche l'avviso concorso a tempo indeterminato sia di cardiologi che di medicina generale e chiaramente, diciamo, noi siamo convinti non solo che l'organico cresce, ma che appunto questo sarà un ospedale che attrae, diciamo, sempre di più personale anche dall'area metropolitana di Chieti. Le liste di attesa, appunto, abbiamo sistemato tutto l'aspetto della diagnostica per immagini, perché con due nuove TAC, una nuova risonanza e le ecografie, praticamente le liste di attesa esistono in questo momento sul distretto 3, cioè sul Trastese, diciamo, solo in parte sulle risonanze. Stiamo lavorando anche grazie all'impegno della dottoressa Marino sulla gastroenterologia, un tema che, diciamo, è da molto tempo un tema sia di Vasto come struttura che, diciamo, di personale che di liste d'attesa. Siamo riusciti, grazie all'impegno di tutti, di aprire anche delle sedute pomeridiane sulla gastroenterologia, nel senso maggiore offerta sia di personale di Vasto che di personale delle altre quattro gastroenterologie della nostra ASL. E stiamo comprando strumenti nuovi per la gastroenterologia, perché noi non guardiamo di risparmiare per risparmiare, ma guardiamo dove servono più soldi, sia per personale da assumere che strumentazione da dare, e dove in qualche modo possiamo razionalizzare, diciamo, quello che non dà un esito sullo stato di salute della popolazione. Non è mancato riferimento al nuovo ospedale di Vasto, per il quale il direttore Schell si è detto ottimista rispetto all'iter che attualmente prevede la verifica dell'appaltabilità del progetto, al quale dovrà seguire il parere del Comune di Vasto per poi affrontare la pianificazione di urbanizzazione dell'area di località Pozzitello, dove sorgerà il neopresidio. Su questi temi oggi il direttore incontrerà il sindaco Francesco Menna e a spiegare le nuove tecnologie che verranno impiegate all'interno del nuovo ospedale di Vasto e la dottoressa Pirola. Quindi due sale operatorie attrezzate proprio per la robotica, per gli interventi in robotica, oltre ad altre due sale, diciamo, per interventi in laparoscopia o in open, e altre due sale per interventi di day surgery, strutturate in maniera tale che possono essere quasi autonome sia per gli ingressi che per le uscite dei pazienti, anche in funzione della tipologia di ospedale che è proprio a seguito delle questioni Covid, dell'epidemia che abbiamo avuto, che è pensato proprio per poter essere diviso a metà o per percorsi in maniera veramente molto strutturata. Però per tornare alle questioni degli interventi in robotica, è evidente che considerato che il nuovo ospedale sarà pronto
Ora il direttore generale dice meno, però oggettivamente 6-8 anni, anch'io sarei, mi piacerebbe molto che fosse pronto in 4-5 anni, certamente siamo a buon punto ora perché tutte le autorizzazioni stanno per arrivare, quindi poi potrà andare a gara proprio il progetto, l'abbiamo visto ieri come proiezione al convegno che è stato fatto. E a breve cercheremo di farne uno anche su Vasto in modo da illustrare anche agli operatori cosa li aspetta nel futuro, un ospedale molto moderno, molto in cui la tecnologia è molto presente, anche le sale di endoscopia sono considerate, sono strutturate in maniera da avere tutte le attrezzature il più possibile avanzate, lo stesso si dice per la diagnostica, per immagini, ma anche per i laboratori, eccetera, ma soprattutto appunto queste sale operatorie, dove però a fianco della tecnologia dovremo già da ora cominciare a formare dei professionisti perché per acquisire competenze in automazione robotica, interventi robotica, non è che sono competenze che si acquisiscono dall'oggi al domani, bisogna cominciare da subito. E siccome abbiamo anche un robot Da Vinci già funzionante a Chieti, aggiustando diciamo la formazione fuori sede, intesi in centri dove la robotica tipo Brescia piuttosto che mi pare anche ad Ancona, ma anche a Pisa o anche a Roma, insomma centri dove se ne fa già in maniera consistente, potremmo garantire anche la presenza dei nostri professionisti di Vasto su Chieti per fare alcuni interventi in robotica. I due robot che ci saranno a Vasto, affiancati ai due che ci saranno a Chieti, ora ce n'è soltanto uno, ma in futuro ce ne sarà un secondo e forse anche un terzo per il nuovo centro che anche a Chieti si farà, ci daranno l'insieme della tecnologia del futuro, perché come 20 anni fa, 30, perché io ne avevo 30 e quindi 30 anni fa, non si poteva pensare di operare le colecisti se non in laparoscopia, oggi non si può pensare di fare alcuni interventi in robotica, dove, anche ieri abbiamo visto, forse dal punto di vista efficacia dell'intervento, cioè non è che l'intervento fatto in robotica allunga la vita o meno, ma riduce le complicanze, riduce la degenza, quindi già ora se noi vediamo in urologia un intervento per il quale se lo faccio in robotica, meno sanguinamento, 3 giorni di degenza e il paziente è a casa. Se lo facessi anche con altra tecnologia, almeno 6-7 giorni di presenza in ospedale. E noi sappiamo, o quantomeno noi tecnici sappiamo bene, che più sto in ospedale più rischio di avere ulteriori complicanze che se non fossi a casa mia. E come a me hanno insegnato da piccola, preferisco stare a casa mia piuttosto che in ospedale.